È terminato 2-2 il test amichevole contro il Cagliari, il primo test davvero importante e probante per la formazione di Nicola, una squadra ostica come quella sarda, una squadra già pronta al campionato, lo ha dimostrato soprattutto nella prima parte del primo tempo, buono appunto il gioco del Cagliari, poi il Crotone è salito in cattedra, è riuscito a pareggiare e a andare in vantaggio e poi il pareggio finale di João Pedro. Comunque un buon test, nel complesso soddisfatto anche Nicola, visto quello che voleva vedere. Soprattutto appunto i suoi calciatori hanno fatto ciò che è stato provato in ritiro. Ma lo ascoltiamo e dopo di lui le parole di Rastelli. Direi che sono soddisfatto perché ho visto molto del lavoro svolto in ritiro, anche se io ero consapevole che il caldo, i carichi di lavoro, perché noi del Cagliari in sé per questa partita non interessava il risultato. Poi è chiaro che fare il risultato contro una diretta concorrente fa sempre piacere, però io ho visto soprattutto quello che mi interessava nei primi 50-60 minuti. Poi dopo ovviamente sia loro che noi abbiamo messo dentro tanti, tanti ragazzini e anche, siamo contenti anche di questo, perché sono stati con noi a ritiro, 2000, 99, insomma, iniziano a essere i miei figli, è un problema. Io credo che si andrà a strappi ancora per un po', tutte le squadre, perché poi rientra nella logica di dover gestire forze ed energie. E nonostante il fatto che comunque col tipo di preparazione che facciamo noi, poi solitamente usciamo nei secondi tempi, perché noi lavoriamo veramente molto sulla potenza aerobica, almeno nella prima parte del campionato. Nei primi 20 minuti il Cagliari ha fatto sicuramente la partita come palleggio, come possesso, senza essere mai pericoloso. Noi non lo siamo quasi mai stati, però mi interessava vedere già la mentalità e la compattezza in alcuni momenti, quando nel campionato incontrerai delle squadre che ti costringeranno poi a difenderti senza mai dover perdere le distanze tra di noi. C'è da considerare che 5-6 giocatori erano completamente nuovi, Arlin, Aieti addirittura non solo ha fatto pochissima preparazione, ma ha dovuto giocare con noi da un paio di giorni. Infatti si notano certe cose, ma è stato importante vederlo, vedere quello che sono le sue potenzialità Positiva nell'ottica. comunque questo caso. È positiva, anche se chiaramente deve adattarsi al nostro modo di giocare. Sia nel costruire gioco sia nel lavorare all'interno di un reparto dove noi prediligiamo comunque gli spazi anziché così, il punto di riferimento classico sull'uomo. Ma lo stesso Cabrera, che ha lavorato secondo me molto bene anche in ritiro, si vede che ha delle potenzialità fisiche. È chiaro che arriva da una cultura diversa, per cui in alcune letture è ancora un tantino secondo me esuberante, però si vede che ha delle potenzialità. Tra l'altro, tre giocatori su quattro erano nuovi alla difesa. Mariano Isco, che non ha fatto tutta la preparazione con noi, comunque si vede che è un giocatore che a lettura, quando magari i ritmi iniziano a diventare o più impegnativi o c'è bisogno di un po' di sagacia tattica, ce l'ha. Tra l'altro ha anche un'utilità importante, perché lui era abituato a fare anche il terzino destro, cosa che poi con i crampi di Faraoni, non avendo vere e proprie alternative, abbiamo optato anche per vederlo in quella posizione. Devo dire che è uno che comunque si vede che è abituato a giocare. Forse è il giocatore nostro, chiaramente quest'anno, con più esperienza. Alcune modifiche apportate nel palleggio e nella gestione della palla le ho già viste. In alcuni momenti ho visto proprio anche un palleggio veloce, con pochi tocchi. Per poter, nel secondo tempo, poi nei primi 15 minuti del secondo tempo ci sono state 6-7 azioni alla velocità che piace a me. Manca chiaramente un po' di precisione sia per i carichi di lavoro sia per la giornata calda, ma a noi e a loro questo è normale. E tecnicamente dobbiamo migliorare, noi non siamo una squadra propriamente tecnica, però devo dire che sto vedendo delle cose sulle quali stiamo lavorando da tempo. Rispetto all'anno scorso, chiaramente abbiamo analizzato come facciamo, almeno da quando ci sono io, quelle che sono le potenzialità secondo me che abbiamo rispetto a ciò che dobbiamo migliorare. Sicuramente il centro di allenamento era ed è per noi prioritario, perché questo significa sia dare una struttura maggiore alla società, sia invogliare magari anche altri giocatori che sono abituati in altre squadre ad avere un centro di allenamento
guardia. Siamo rimasti d'accordo parlando con la società che insomma, se entro il 15, che sarebbe poi la data che noi dovremmo riprendere dopo la partita di Coppa Italia, non fosse ancora pronto, perché un campo è già pronto, l'altro ci vorrà secondo me ancora un mesetto, una ventina di giorni, un mesetto, ma ciò che importa poi è soprattutto l'area degli spogliatoi e diciamo la palestra, che sarà in intenso struttura e che provvederemo a rimodernare completamente. Se non dovessimo farcela per il 15, abbiamo uno stadio a disposizione, perché diventerebbe impossibile secondo me trasferirsi altrove, anche per scelta, che visto che è stata fatta questa scelta. Ma la società ha preso un giovane che, di cui si dice bene, si parla bene. Se avesse preso Pirlo era un gran bel regalo. Ha preso Mandragola nell'ottica della società, è nostra, è un giocatore che arriva da un infortunio al crociato, non ha tantissima esperienza in questa categoria, ma tutti ne parlano bene. È un giocatore che io conosco anche personalmente, non come ragazzo, ma come giocatore. Secondo me, per le caratteristiche che ha, è più adatto a un centrocampo duro, quindi come giochiamo noi, è mancino, e quindi bisogna solo integrarlo il più velocemente possibile, perché fra una settimana già si gioca in Coppa Italia, quindi non credo, devo ancora vederlo, devo vedere come è messo fisicamente, dobbiamo ancora fare dei test, però sicuramente è un giovane che rientra nell'ottica della politica del Crotone, di questo sono contento. Su Budimir invece noi ci aspettavamo, l'ho detto io per tempo, ci vorrà ancora un po' di tempo per lui, ma su Budimir non c'è nessun tipo di problema, perché è un professionista incredibile, e quindi io sono straconvinto che una volta che prende la dinamicità del ruolo e dei movimenti che gli chiediamo e la forma fisica, può davvero secondo me essere un attaccante che ci dà anche un'alternativa sui tanti traversoni cross che facciamo durante la partita. 25 minuti 27 di un ottimo Cagliari, credo che abbiamo fatto la gara e siamo andati in vantaggio, potevamo raddoppiare, e quindi sicuramente abbiamo fatto molto molto bene. Poi è bastato un episodio, il pareggio del Crotone, per rimettere loro in carreggiata, e noi siamo usciti dalla gara, permettendo loro poi di chiudere il primo tempo sul 2-1. Naturalmente le cose positive sono, ripeto, i primi 26-27 minuti e poi la reazione del secondo tempo, dove abbiamo cercato di pareggiarla, perché comunque ci tenevamo, oltre alla prestazione, a fare comunque una buona figura e fare un risultato comunque positivo contro una squadra che comunque lotterà insieme a noi per la permanenza in Serie A, e quindi ho visto spirito di sacrificio, soprattutto la reazione a non voler perdere questa gara. Poi è normale che nel finale, con tantissimi cambi, anche i ritmi sia da una parte che dall'altra sono sicuramente scemati, anche se le migliori occasioni poi le abbiamo avute noi con Giannetti, con Borriello, soprattutto con Sau, che tu per tu con portiere non ha avuto la gamba lunga per poterlo anticipare. Però queste sono partite che servono per verificare un po' quello che è il lavoro svolto in queste ormai 3 settimane e mezzo e dare minutaggio alla squadra, perché adesso abbiamo un'altra gara lunedì in Turchia col Fenerbahce, quindi volevo dare un po' più di... fare un po' meno minutaggio sinceramente, però poi la partita si è messa in un certo modo e magari lunedì cercherò di mettere un po' più di forze fresche. No, sono troppo un po' di nostri limiti caratteriali, no? L'abbiamo avuto anche tante volte l'anno scorso. All'interno di una partita ci sono gli fatti di episodi, il calcio, e non ci dobbiamo far condizionare da questo. Avevamo la partita in pugno, la stavamo facendo, stavamo giocando molto molto bene, veramente ero molto soddisfatto delle trame che soprattutto avevamo provato in settimana, quindi avevo visto fare quello che si era provato, e non deve essere un episodio a cambiare la partita e a demoralizzarti. Purtroppo su queste cose dobbiamo ancora lavorare, crescere, e indubbiamente la condizione non ancora ottimale accentua ancora di più questo. Sì, molto più complicato, perché non credo che ci siano squadre che si staccheranno come è successo l'anno scorso, e quindi di conseguenza magari chi sta un po' nel gruppone ha meno tranquillità di poter gestire le gare, quindi
vedo partite molto più tirate, dove naturalmente la differenza delle squadre dello stesso valore, insomma, quegli scontri diretti, i punti varranno sicuramente molto di più, e credo che la forbice con le grandi si sia ancora ulteriormente allargata. Innanzitutto credo che anche la società sia molto riconoscente al Crotone, perché è stata l'unica squadra che ha accettato poi di giocare le due gare in casa, e questo ci permetterà di giocare le due gare iniziali fuori casa proprio per avere lo stadio poi pronto dopo la sosta. Quindi naturalmente ringraziamo il Crotone, anche per questo siamo venuti volentieri ad onorare questa squadra che l'anno scorso ha fatto qualcosa di miracoloso, e quest'anno credo si appresti a fare la stessa cosa, perché è una società molto organizzata che è stata catapultata senza programmarla la Serie A, la difesa con i denti, e quest'anno, come ho detto, sarà ancora più difficile, ma per tutti, non solo per il Crotone. Poi è una squadra che ha una sua identità, l'ha dimostrato l'anno scorso con un girone di ritorno tra le prime 5 forse, se non vado errato.